De Mazzola. Vincere le europee è il fine, attaccare a testa bassa è il mezzo. Grillo la campagna elettorale se la gioca soprattutto così. Dai palchi del suo tour te la do io l'Europa, dalle piazze eppure dai media. Dalle colonne del Fatto Quotidiano punta di nuovo il mirino contro l'editore del Gruppo Espresso e accusa da De Benedetti dossier contro Casaleggio, l'ingegnere con i conti in rosso a lobbisti in Parlamento. A stretto giro la replica secca del Gruppo Espresso. A Grillo le inchieste danno fastidio, non siamo in rosso e non beneficiamo di contributi pubblici. Il leader 5 Stelle prosegue con le invettive contro i nemici di sempre, il PD e il Premier. Di 80 euro in busta paga, voto di scambio. Ma la determinazione di Grillo non basta a tenere compatto il movimento. Sia la base, sia alcuni parlamentari protestano contro la gestione delle europarlamentarie. Tra i 73 in lista accusano ci sono portaborse esclusi alle politiche e sconosciuti, come fatto rilevare dal sindaco grillino Pizzarotti. Oggi a Roma per incontrare il Papa si difende e non i frondisti. Chiunque si può candidare, quindi paradossalmente può esserci sì il collaboratore di un deputato, ma un parente, chiunque, perché poi saranno i cittadini a votarlo. Continuano insistenti intanto le voci su nuove defezioni dal gruppo del Senato.